approvato all'unanimità la modifica allo Statuto della Toscana che fa dell'antifascismo un principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale. Dopo la morte di un giovane rider, il Consiglio regionale chiede più tutele e garanzie normative per la sicurezza dei lavoratori. Edizione numero 36 per la mostra Mercato del Tartufo di Forcoli, che ha per tema quest'anno il binomio Vespe e Tartufo. L'antifascismo principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato anche in seconda lettura all'unanimità la modifica allo Statuto della Regione Toscana che fa dell'antifascismo un principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale, in opposizione a ogni sistema politico e di principi dittatoriale autoritario che riproponga metodi propri del fascismo. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 dello Statuto sono aggiunte le parole «promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento». Illustrando la legge, il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, ha sottolineato che si individua l'antifascismo come patrimonio comune e come presidio dei valori di democrazia, di libertà e di convivenza civile, posto a tutela e salvaguardia delle libertà individuali e collettive. Con la seconda votazione resa secondo il dettato della nostra Carta Costituzionale, il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante, condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale, che inserisce nel nostro statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. Durante il dibattito la consigliera Elisa Tozzi ha dichiarato il suo voto favorevole, aggiungendo però le critiche sul metodo, sottolineando come fosse necessario intervenire in modo organico e armonico, evitando così che alcune modifiche potessero essere strumentalizzate. Credo che su certi valori comunque sia indiscutibile e fondanti sia della nostra Carta Statutaria sia soprattutto della nostra Costituzione non ci si debba dividere, anzi credo che oggi questo tipo di dibattito, una volta archiviata la modifica dello Statuto, debba sì da un lato denotare unità di intenti e come dire una condivisione di quelle che sono le regole democratiche che ormai fanno parte del nostro vivere civile, ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti si sono rivelati quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali, l'emergenza economica, il caro bollette. Ecco, noi non dobbiamo però dimenticarci che al di là di quelle che sono enunciazioni di principio, oggi occorre dare attuazione a quelle che sono le nostre finalità ed oggi sono richieste delle risposte. Il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Marco Casucci ha specificato come non ci sia nulla da eccepire sul contenuto della legge statutaria, chiedendo però una pagina di riforme non solo sul regolamento ma anche su statuto e legge elettorale. Questa credo che sia una notizia importante. La Toscana riconosce il valore fondante dell'antifascismo per quanto riguarda il proprio ordinamento. Sicuramente una notizia da sottolineare perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento, io direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto che mentre la Costituzione repubblicana prevede 12 principi generali, invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4, le finalità della Regione Toscana si arriva fino alla lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al tempo stesso invoco una razionalizzazione di tutti questi principi che sono espressi nelle finalità della Regione Toscana. Voto favorevole anche dalla Presidente del Gruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. Il nostro voto è stato convintamente favorevole perché al netto di quelle che sono le grandi emergenze che i toscani stanno vivendo in questo momento, non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettera viva i nostri valori. Questo deve essere fatto tramite le iniziative, ma anche tramite una messa nero su bianco all'interno dei nostri documenti. Però un appello mi sento di farlo. Molto spesso
il valore dell'antifascismo o della memoria di alcune eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente, è necessario che principi, valori come l'antifascismo, la condanna dei totalitarismi e tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera apolitica, a confessionale e soprattutto non diventino oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Devono essere valore di tutti, noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio alle persone. Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia invece ha voluto sottolineare come si sia persa un'occasione per una condanna più ampia verso tutte le forme di totalitarismo presenti ora nel panorama mondiale. Abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni, considerandola un'occasione perduta per Regione Toscana e per tutti i toscani, perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarismo, che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo. Quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità, dove esistono tuttora stati, dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo, il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di polizia che reprimono i dissensi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore, ma non si richiamano chiaramente a stati che si dichiarano fascisti, ma si dichiarano in tutt'altro modo. Soddisfazione per la modifica è stata espressa dal consigliere Scaramelli. Soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario, è un principio di carattere culturale. Ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio, e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula sia riconosciuta su un valore che denota le nostre origini, il Pegaso, e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Più tutele per i riders. Con la morte del giovane rider deceduto la scorsa settimana a Firenze in un incidente stradale mentre stava effettuando una consegna, anche in Consiglio regionale è tornata d'attualità la questione legata alle forme di garanzie necessarie per tutelare la categoria. La Toscana è stata la prima regione in Italia ad approvare una legge a tutela dei riders. E noi stiamo provando in tutti i modi a far applicare la norma che noi abbiamo messo in campo sulla formazione e sulla sicurezza dei fattorini digitali. Ogni volta che un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna perde la vita, ognuno di noi deve porsi delle domande e cercare di poter far meglio. Quella legge va applicata fino in fondo. Bisogna aprire ancora più canali di dialogo, in questo caso con le società di delivery, con tutti coloro i quali purtroppo offrono un lavoro ancora precario e con un livello di retribuzione non adeguata. Le parole lette anche in questi giorni, la necessità di queste ragazze e di questi ragazzi di prendere sempre più ordini perché altrimenti l'algoritmo li metteva fuori, è qualcosa che richiede una norma nazionale. Noi l'avevamo predisposta, non siamo riusciti ad andare in fondo. Credo che qui davvero serva un salario minimo e serva che ci sia la stabilizzazione. Non possono essere precari, ma devono essere inseriti con una forma di contratto che gli dia garanzie di tutela e di sicurezza. Questo dobbiamo farlo noi, ma devono farlo soprattutto a livello nazionale, e spero che questo nuovo esecutivo se ne faccia carico presto. Per il consigliere Scaramelli servono ulteriori garanzie. Ma evidentemente torniamo a ripetersi e a piangere dei morti troppo spesso, vittime sul lavoro o vittime su un lavoro che molte volte viene sfruttato e che forse lavoro non è, e quindi serve una riflessione seria, non serve un approccio demagogico, non serve piangere il giorno dopo, serve istituire delle normative che possano veramente garantire le persone che lavorano. Il lavoro è, sotto tanti punti di vista e sotto tante sfaccettature, un lavoro che oggi nella modernità assume caratteristiche nuove. Quindi servono nuove normative, nuove tutele, nuove garanzie per dare dignità a quello che ovviamente serve alle persone per vivere. E questo accentua ancora di più il divario tra chi quotidianamente, magari senza alzarsi dal proprio divano, percepisce un sostegno, un sussidio, e chi magari fatica per poche centinaia
di euro a fine mese e questo crea uno squilibrio sociale inaccettabile. Secondo la consigliera Galletti, bisogna mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza nel lavoro, a maggior ragione per le categorie più esposte. Dobbiamo continuare a mantenere forte e alta l'attenzione sugli incidenti e sul lavoro, soprattutto per quelle categorie che sono maggiormente esposte. Dalla ripresa del lavoro in presenza con l'alleggerimento delle misure pandemiche abbiamo assistito a un incremento. E quindi il fatto che questo problema sia tutt'altro che sopito e deve essere alla nostra attenzione non solo come legislatori ma anche come istituzioni. Anche secondo la consigliera Bartolini servono norme ad hoc. Questi ragazzi che devono correre come pazzi per rispettare questo algoritmo che purtroppo succedono queste tragedie. È un lavoro nuovo, del nuovo millennio, con queste multinazionali che tendono solo a fare profitti e forse c'è bisogno di normarlo in maniera adeguata. Il consigliere Torselli auspica che il nuovo governo metta mano ad una riforma strutturale del settore. Si torna a parlare di sicurezza sul lavoro e di un lavoro che io mi auguro che, veramente lo dico da interessato, mi auguro che il nuovo governo voglia mettere mano anche a una riforma strutturale di questo settore. Lo dico da consigliere regionale d'opposizione, la regione Toscana, grazie al presidente Mazzeo, è tra le regioni più all'avanguardia in Italia, perché per quello che riguarda la competenza regionale abbiamo provato a garantire a questi ragazzi perlomeno un minimo di tutela. Non basta, è un lavoro pagato male, è un lavoro che mette a repentaglio la vita di questi ragazzi che per pochi spiccioli sono costretti a peripezie folli in mezzo al traffico delle nostre città. Va detto che non tutti lavorano con cognizione di causa forse di quello che stanno facendo, ma sicuramente è un lavoro che merita più tutele e più normative. Al via la mostra mercato del Tartufo di Forcoli. Giunge la 36esima edizione la mostra mercato del Tartufo di Forcoli, frazione del comune di Palaia in provincia di Pisa. L'evento dedicato alle eccellenze e alla qualità dei prodotti enogastronomici del territorio, come da tradizione, si svolgerà nella seconda settimana di ottobre nell'area del centro Nova Primavera e si inserisce nella stagione delle feste del tartufo delle colline sanminiatesi. Poi il Tartufo di Forcoli è un segno di come nel tempo si sia sviluppato il territorio della Valdera. Trovare del buon tartufo può avvenire nei luoghi incontaminati, nei luoghi in cui rispettiamo l'ambiente, ed è bello sapere che in quel territorio, nella Valdera, c'è ancora spazio per questa che è un'eccellenza e una gemma non solo toscana ma a livello nazionale e internazionale. La Valdera è un territorio fatto di tante eccellenze e io voglio ricordare come si andavano a cercare un po' di tempo fa i tartufi usando la Vespa, un'altra eccellenza del nostro territorio. Allora oggi vogliamo mandare un messaggio forte, il messaggio è che investire nella biodiversità, investire nella gestione, nella manutenzione del territorio permette di esportare nel mondo un'eccellenza come il tartufo. L'inaugurazione venerdì 7 ottobre con una cena di gala su prenotazione. Nel corso della serata si svolgerà anche la cerimonia del Tartufo d'Oro, che vede la premiazione di una personalità toscana distintasi in ambito sportivo, culturale o nella promozione del territorio. Da sabato 8 fino a domenica 9 stand gastronomici, degustazione, animazione e musica dal vivo. Tema della mostra quest'anno sarà Vespa e Tartufo. È un'edizione importante per il paese di Forcoli. Il tema di quest'anno sarà Vespa e Tartufo, una abbinata che possiamo raccontare in questi termini. La Vespa è stato il primo mezzo di locomozione per i tartufai per raggiungere con facilità i nostri boschi, girarli, percorrerli, a volte anche nascondere il mezzo stesso per non farsi scovare dagli altri colleghi tartufai. E quindi racconteremo anche questa storia. Non a caso quest'anno il Tartufo d'Oro, che è il premio che ogni anno l'amministrazione comunale conferisce a una persona che si è contraddistinta per particolari meriti culturali e di promozione del territorio, andrà al dottor presidente della Fondazione Piaggio. Il nostro obiettivo è fare una festa come abbiamo fatto gli anni passati, con ottimi risultati, che ci dia la possibilità poi di far vivere le nostre attività associative. Abbiamo circa 250 ragazzi che fanno sport con noi, tra il calcio, pattinaggio, più altre attività collaterali, quindi il nostro obiettivo è esattamente questo.